Camicia bianca, maniche arrotolate, look casual per il ministro dei beni culturali Dario Franceschini in visita a Pompei per l'inaugurazione della neorestaurata Palestra Grande e degli affreschi di Moregine, esposti spesso all'estero ma mai prima d'ora nel sito archeologico dove furono portati alla luce tra il 1960 e la fine degli anni 90. Mi pare un'altra giornata importante per Pompei, un altro dei passi avanti che stiamo facendo sistematicamente da 2 anni a questa parte. Stiamo rispettando il protocollo d'intesa che abbiamo firmato qua con il commissario europeo. Abbiamo avuto, ve lo ricordo sempre, il riconoscimento degli ispettori dell'UNESCO, perché dirsi da sole le cose non sta bene, ma quando gli ispettori dell'UNESCO riconoscono che sono stati fatti passi avanti straordinari, che oggi stiamo mantenendo i tempi e che è cambiato il quadro, è cambiato il clima, insomma mi sembrano tutte cose molto importanti. Il ministro ha glissato sulle domande relative all'assemblea sindacale che a fine luglio ha lasciato all'improvviso centinaia di turisti fuori dai cancelli dell'area archeologica, chiedendo alla stampa di dare con uguale risalto anche le notizie positive. Il governatore della Campania Vincenzo De Luca invece ha illustrato il proposito di creare il grande progetto Pompei, un unico distretto turistico che va da Roma a Napoli. Il Ministero, la struttura di missione hanno recuperato già 130 milioni di euro che non erano assolutamente impegnati, mi pare già un passo in avanti di straordinaria importanza. Cercheremo di utilizzare fino all'ultimo euro per fare in modo che il grande progetto Pompei diventi uno degli attrattori turistici principali del nostro paese e uno degli assi di sviluppo di quello che dovrà essere, per quello che mi riguarda, la Campania come grande distretto turistico di valore mondiale. Tra le novità presentate a Pompei per questa stagione, la possibilità di 20 visite notturne e 6 giornate di valorizzazione culturale con esponenti autorevoli del mondo della cultura, dell'arte e della letteratura.